dancing, come to the attraction. Come together, come together. Get up on your feet, your time is now or never. Yeah. Everybody's going crazy. Tonight's the night, no time to get lazy. Buongiorno. Shake your body, shake your body, everybody sing. Sei pronta a entrare in Argentina? Pronta. Stiamo entrando. Che sei guida turistica? No. Qual è più bella, la parte argentina o la parte brasiliana? Ah, non posso dire, no? I brasiliani? Si offendono, eh? No, non ci sono brasiliani, qui abbiamo un tedesco, un italiano, un sardo. È una cascavelliana, come si dice? Sì. Cascavelliana. Cascavelense. Cascavelense. Vediamo un po'. È bellissimo, no? Tutti e due sono belli, però qui è veramente bello. Speciale. È speciale. 40 minuti di attesa e siamo ancora qui. Anna, tu il sorriso non lo perdi mai. Sì. Padre, quali sono le cause di questo ritardo dalla frontiera? Tutti stanno fuggendo in Argentina? No, noi, perché purtroppo qui sono ancora indietro nella... Ma non, perché non vogliono i brasiliani, no? I brasiliani devono fare molte genuflessioni. E portano anche molti soldi, vero Carlo? Sì. Non si capisce perché non li facciano entrare, ma... È vero. Per non fare troppo tifo al Brasile quando gioca contro la... Adesso Argentina. Voi non li fate entrare per i mondiali, molto semplice. E tu vai. Ce la faranno i nostri eroi a superare la frontiera argentina? Tu ripeti questo giovanotto. Giovane 7, come dice zio Francesco. Le previsioni, a quanto... quante possibilità ci sono di superarla? Da 0 a 100. 100. Sempre ottimista. Sì. Adesso manca poco. Per arrivare. Pochi metri, anche se siamo già in Argentina da un'ora, però. Però sì, il nostro irmano trova qualche problema. Il nostro fratello argentino. Per esempio, se scopre che lei è tifoso del Curitiba, deve mettere a posto il capello, perché se non piace il tuo capello. E poi, beh, c'è il parrucchiere lì che ti taglia sì. Tutto. Daí eu falei assim, para diabetes, e aquela dona Maria que o Edson pediu, o aloe vera e o Fields, também é diabetes. O que, que a gente pode fazer? Siamo in Argentina, qui inizia il Parco Nazionale di Iguaçu dalla parte argentina. Abbiamo visto anche dei... eccolo qua, Ejército Argentino. Ejército Argentino. Che sarebbe... Ma c'è la dittatura ancora in Argentina, no? È no. Finita. Ma comunque il governo che c'è di Kirchner. Kirchner. Lei, usted habla español? Un po', un pochito. Un pochito, un po' italiano. Io già? No, all'interno un camionzino. Stava scritto, las Malvinas son nuestras. Attenzione, un carro armato argentino che ci sta minacciando. Ma i cartelli sono uguali a quelli del Brasile, come mai? È simile. Ah, è simile? Attenzione, cruce di animale, c'era la foto di un cinghiale. Vi è tanto sorpassare, Carlo, se ti stiamo avvisando. Come? Vietato sorpassare. Sì. Pesato. Aspetta. Pesante. Facci vedere i pesos che sì. Pesano molto. Questo? Valgono un poco. Eccolo. Chi è quello? Sì, sì. Giulio Argentino Rocca. Argentino Rocca? Sì. No, praticamente.
Oh, vale, depois a gente vai trocar mais. Quello fichecito che è il bagno, la massa abbastanza delicato e ahí già è Abbiamo visitatori anche dal Medio Oriente, vediamo un rappresentante del governo arabo. Questi arabi, caro mio, oggi hanno denaro e possono viaggiare. Sguinzagliare. Ma deve parlare solo in arabo, sennò... No! Abdullah! Io sto cercando di aiutarti per capire, perché il nostro linguaggio non è così semplice. Mappa? Ah, ok, bene. Muy bien. Muchas gracias. Allora, il Collegio Mago si arriva anche in Argentina. Facciamo vedere la pubblicità. Quanti pesos bisogna pagare per iscriversi al collegio? Ah, sono molti. No, sono quanti? Pesos, non passi niente. Gli occhiali da sole griffati non ci sono ancora, i bagosi, no? Andiamo, andiamo. Sembra che qui. Lei va a camminare qui. Benvenuti al Bangi Bangi. Maometto come sta? Maometto, puoi vedere qui la montagna, stiamo andando alla montagna. Vediamo che sono i nostri discepoli. Maometto, la discepola. Cosa dice? Il treno è carico. Questo è quello che ci aspetta se diamo da mangiare agli animali, giusto? Sì, sì. Quindi è pericoloso. Non si dà niente. Morsi, cane fanno male. Questa è l'isola che dove è San Martino, si può andare là con la barca, non so se volete andare andiamo, volete per cui là non trovate.
buongiorno. Siamo qui oggi in un luogo meraviglioso. Primo giorno di scuola già bocciato. Sì. Allora, abbiamo portato finalmente un'argentina che ci guiderà nel lato argentino delle cascate. Lei è di Buenos Aires, di dov'è? Sì, di Buenos Aires. Adesso lei deve parlare in spagnolo. Ah, no. Vabbè, va bene l'italiano, dai. Allora, spiegateci qual è la differenza principale tra le cascate brasiliane e le cascate argentine. Tutti e due sono belli, no? Però qui c'è una visione più... Le argentine sono molto più belle. Ecco qua. Abbiamo un infiltrato italiano. Detto da un italiano che vive qua. Ah, benissimo. Ecco, questa è un furionda che nessuno immaginava. Allora, diteci le principali differenze. La principale differenza è che in Brasile si vede come se trovassimo in una sala di cinema. Ah, è come se ci trovassimo in una sala di cinema. Sì. E qui in Argentina si cammina sopra le cascate. E qui è più pericoloso perché se crolla sì. Finiamo tutti in fondo al mare, come la Sirenetta. No, vabbè, poi lo spieghiamo, va. Lei argentina non può capire. Allora, invece abbiamo visto che ci sono anche dei musulmani che girano qua e quindi è una zona più multiculturale. Sì. Ecco, è un esempio, un esemplare di musulmano. Questi non vogliono convertirsi. Proprio hanno fatto leggere il Corano, ma allora, viceversa. Nella parte brasiliana si è cattolici, nella parte argentina si è musulmani, così è. Ecco, diciamo, perché lei si è vestito diciamo in questo modo. Il contrario, perché qui sono più cattolici, là sono più musulmani. Ah, sì? Smentiamo lo stereotipo sui brasiliani che sono cattolici. No, forse dico su che non è un Allora, voi siete dei traditori della patria brasiliana, perché oggi è il giorno della proclamazione della Repubblica, siete fuggiti in Argentina. È la nostra vittoria sui rivali. Sui rivali. Vabbè, ma lei non essendo brasiliano non ha colpa. Siamo venuti a portare la bandiera. Ah, no. Certo. Ecco qui, uno dei colpevoli maggiori, il motorista, l'autista che ci ha portato in Argentina. Sì. Deve chiedere scusa a tutta la nazione brasiliana per il reato di diserzione. È vero. Chieda scusa. Scusatemi. No, in brasiliano, in portoghese. In portoghese? Peço desculpas. Com a mão no coração. Com a mão no coração? Não, a direita, é a direita. Sì. Por que eu devo pedir desculpa mesmo? Perché sei scappato in un altro paese nel giorno della festa. Ah, sì. Hoje peço desculpa por ter deixado a minha pátria. Esatto. E poi? Chorando. No, chorando non è vero, perché stai ridendo, quindi. Chorando di allegria. Molto bene, così va bene. Allora.
Aspetta. Baba. Siamo arrivati qui alla posizione delle cascate dove è stato fatto il film The Mission. Qui, queste cascate che tu vedi, c'è la possibilità anche di filmare in quell'isolotto, e quindi il personaggio saliva vicino a quelle cascate perché si può arrampicare, e pian piano si vedeva quando caricava le pietre eccetera, quel mallotto, e poi quando arrivava a quel cannetto, una specie di cannetto che c'è in cima, dove trovavano quel sacerdote, quel missionario che suonava la flauta, il flauto. E poi naturalmente venivano gli indios, che erano curiosi fino a che uno glielo spezza, perché vuole vedere se c'è qualche cosa dentro, perché esce quel suono, eccetera. Molto bello. Qui comunque si vede bene la grandiosità proprio delle cascate e la possibilità di filmare. Siete contromano, ritiro dalla patente. Allora tu devi, come si dice, dare tutto che você tem comigo, il seu orologio. Devi dare tutto quello che hai. Sì, sì. Sequestra? Sì, perché adesso tu, come si dice, vai in acqua. Mi devo lanciare nel vuoto. Sì. È un... una tradizione brasiliana. Sì, sì. Ma siamo in Argentina. Deve fare un tuffo nell'acqua. E diciamo che è un po' alpino qua. Sì, sì. Faccio la benedizione. Voglio la benedizione. No, no.
questa pianta è veramente bella. Guardi, guardi che sta venendo. Proprio un ombretto. Non niente, non lascia più entrare. No! Direi anche troppo. Ogni volta che arriva un'onda sembra di essere sommersi dall'acqua. Sì, ma è molto rinfrescante. Possiamo anche dire che sarà il diavolo e l'acqua santa. È vero. Quanto vuoi per lanciarti qua dentro? Non voglio niente. Come to the attraction, come together.
together, get up on your feet, your time is now or never. Everybody's going crazy, tonight's the night, no time to get lazy. Shake your body, everybody.